Salve, sono Anna di New York Habitat. Oggi ti porto in giro per un quartiere storico ma anche trendy di New York City chiamato il Lower East Side. C'è molto da vedere nel Lower East Side e oggi presento il primo di due video. Quindi ricorda di farti segnalare da YouTube la pubblicazione del secondo video che uscirà tra qualche settimana. Il nome Lower East Side spiega che il quartiere si trova in basso a sud-est di Manhattan. Infatti la strada che confina a nord del quartiere è Houston Street e la strada confinante a sud è Canal Street. Parte dall'East River e si estende verso ovest fino a Bowery. I confini di questo quartiere non sono completamente esatti perché questa zona è in continuo rinnovo e cambiamento. Non è facile definire esattamente dove comincia e dove finisce il Lower East Side. Il Lower East Side, anche chiamato LES dalle persone del luogo, è uno dei quartieri più vecchi di Manhattan. In passato era occupato in maggior parte da immigranti appartenenti alla classe di lavoratori che si stabilirono qui e abitavano in palazzi chiamati Tenement Buildings. Questo è un quartiere pieno di tanti gruppi etnici di tutto il mondo che continuano ad emigrare a New York da secoli. Situato ad Orchard Street, il Tenement Museum è un palazzo di 5 piani dove migliaia di migranti venuti da almeno 20 nazioni diverse ha abitato qui tra il 1800 e l'inizio del 1900. Il Tenement Museum offre guide organizzate tutti i giorni. Venite a vedere come vivevano gli immigranti di New York City. Questi tipi di edifici venivano costruiti da proprietari avidi, proprio per far alloggiare il maggior numero di migranti che abitavano in condizioni affollate e squallide. Famiglie intere venivano stipate in stanze piccole, senza riscaldamento, senza acqua e senza bagni. Nel 1867 furono emesse nuove leggi per costringere i proprietari di queste palazzine a migliorare le condizioni di vita dei loro inquilini, come per esempio costruire bagni. Chiaramente oggi queste palazzine sono state ristrutturate secondo gli standard moderni. All'inizio del 1900 il Lower East Side era prettamente abitato da immigranti ebrei che hanno mantenuto la loro cultura viva fino ad oggi. Katz Delicatessen è uno dei ristoranti più antichi del Lower East Side. È qui dal 1888 e prepara famosi panini fatti con salumi, come il famoso panino al pastrami e altri cibi a salumi kosher. Inoltre questo ristorante è apparso in tanti film come Harry ti presento Sally, Donnie Brasco e Across the Universe. New York Habitat ha case vacanze e appartamenti ammobiliati in tutto il Lower East Side. Persone di tutto il mondo vengono qui per abitare in questo quartiere perché è pieno di vita, diurna e notturna. Se vuoi sentirti a casa e risparmiare sul tuo viaggio, dovresti visitare nyhabitat.com e scegliere una casa vacanza perché è di sicuro più economica di un albergo. Prenota un appartamento ammobiliato con cucina attrezzata in modo da poter preparare pasti anziché spendere troppo per mangiare sempre fuori. Mentre passeggi nelle strade di questo quartiere noterai che ci sono tante sinagoghe e molte di queste sinagoghe sono state dichiarate monumenti nel 1996. Alcune delle sinagoghe più conosciute sono la Bialystoker Synagogue, che fu fondata nel 1865 da un gruppo di ebrei ortodossi venuti dal paese Bialystok, in Polonia. Il centro Angel Oren Sands è una delle sinagoghe più antiche di New York City. Fu fondata nel 1849 da una congregazione di ebrei tedeschi. La sinagoga di Eldridge Street fu costruita da un gruppo di ebrei europei nel 1887. Ha bellissime vetrate in stile architettonico Moorish Revival.
Allora, spero che Lower East Side ti sia piaciuto. Da qui puoi fare tante cose, puoi camminare nel Financial District, puoi andare all'East Village, Chinatown e Little Italy. E se conosci qualche posto divertente, mi raccomando di scriverlo nella casella in basso. Grazie! E non dimenticare di visitare il nostro sito nyhabitat.com, dove troverai tanti appartamenti ammobiliati per vacanze e anche stanze in affitto in case condivise, sia nel Lower East Side che in tutta Manhattan, Brooklyn e Queens. Non c'è cosa migliore che alloggiare in un appartamento per vacanze nella città che non dorme mai. Sono Anna di New York Habitat e spero di vederti presto nel Lower East Side e nella città che non dorme mai.